E ora vi devo parlare di Daniela Martani e Giulia De Lellis. Ovviamente la prima è un ex concorrente di Grande Fratello e assistente di volo di Alitalia. Non lo so, ultimamente ci sono delle cose che sta facendo Giulia, che vi dico la verità, mi hanno lasciato un po' di amaro in bocca. Diciamo discutibili. Mi riferisco quando insomma non fu simpatica con una ragazza laureata che gli diceva che era nata con la camicia sostanzialmente. E io sono sincera, che facciate quello che facciate studiate sempre, ma non per arrivare chissà dove, ma per essere delle belle persone un domani. In ogni modo questa settimana è Daniela Martani che se la prende con Giulia De Lellis al grido di «La campagna contro la violenza sulle donne prevede che tutti si facciano un segno rosso sul viso per manifestare il proprio dissenso». Anche Cancelletto, Giulia De Lellis, l'esperta di tendenza denuanti, che ricordiamolo, promuove e lucra sulla violenza e morte degli Cancelletto, A-N-I-M-A-L-I per vanità usando e postando foto con Cancelletto, P-E-L-L-I-C-C, e su tutti i suoi social, perché gli animali sì che si può usare violenza, ha deciso di esprimere la sua disapprovazione nel modo che le è più congeniale spogliarsi praticamente nuda non avendo capito una mazza del senso della compagnia. Ma d'altronde da una cottara cosa ci si può aspettare? Sinceramente anche io avevo visto questa foto e avevo evitato di pubblicarla perché l'avevo trovata eccessiva.